state? Ciao. Tutto bene, tutto grazie. Tutto a posto. Come vi chiamate? Ci chiamiamo Lonely Blue. Yeah. Che musica fate? Facciamo rock derivante dagli anni 70. Che strumenti suonate? Io chitarra, batteria, basso e voce. Yeah. Quando vi siete formati? Fine del 2019. Yeah. E come? Ci siamo incontrati a una jam session in un locale di Torino. Yeah. Sbronzi. Sbronzi, ovviamente. Bellissimo. E da allora avete incominciato a suonare? Da allora sì, abbiamo iniziato a suonare, siamo andati in sala prove, abbiamo tirato immediatamente giù i primi pezzi e siamo andati a suonare sui primi palchi. Quali sono i vostri riferimenti musicali? Miei, Led Zeppelin e Black Sabbath. Sì, diciamo che siamo abbastanza aperti a tanti generi, comunque... Se prendiamo di riferimento il concept della band, ci ispiriamo molto agli anni 70, agli anni 80, quindi batterista degli anni 70. Batterista degli anni 70. John Bonham. Sì, sì, John Bonham. Invece voce molto Robert Plant, però sì, anche grunge. Tendente sul 90, quindi molto Chris Cornell, anche sporca, Kurt Cobain, eccetera. Cosa vi spinge a far musica? Diciamo che è l'unica cosa che so fare, si può dire. Esatto, è l'unica cosa forse che ci rende autentici, sì. Ci rende veri in questa società. Siamo, cioè, ci sentiamo fatti per questo, e questa è la verità. Fate canzoni vostre? Solamente. Praticamente solo canzoni nostre, sì. Sì, sì. Di cosa trattano? Ah, trattano di mille aspetti. I testi parlano principalmente di rivalsa sociale, di indipendenza giovanile e di voglia di svincolarsi dai vecchi paradigmi, nonostante noi riprendiamo quei vecchi paradigmi musicalmente. Il processo creativo per arrivare ad una canzone. Il nostro processo, yay. Non funziona in un modo molto regolare, quindi è molto dipende dalle circostanze, dai periodi. C'è il periodo in cui sei molto ispirato, magari perché la vita ti va bene, ci sono tanti concerti, quindi scrivi anche tanto. E i periodi magari dove sei più a ragionare ad altre cose, in cui tipo è anche difficile farlo. Ma sinceramente noi funzioniamo come una band nata da jam session, quindi come prima cosa noi jammiamo. Esatto, andiamo là senza sapere niente di cosa fare, noi suoniamo. Sì, è anche la prima cosa che facciamo appena entriamo in sala. Cioè noi entriamo in sala prove, magari uno si sta accordando, sta aggiustando un po' la batteria, la sta tunando, improvvisare. Sì. Bam, uno parte con un groove, magari con un film. E dall'improvvisazione ritiriamo sempre esce qualcosa. Così, wow, che figo! Esatto, sì, sì, bellissimo. E quindi prima create la musica e poi il testo o... Di solito sì, va tutto un po' a braccetto, anche perché tendo a comporre la melodia vocale del testo mentre suoniamo, quindi poi il testo va anche ad adattarsi all'espressione vocale. A meno che non sia la tipica canzone delle due di notte in cui... Esatto, in cui sono estremamente ispirato. Avete già registrato un disco? Sì, abbiamo già sulle piattaforme digitali il nostro primo EP e in più il singolo, e adesso siamo in fase di lavorazione per il nuovo EP. Ragtime. Sì. Per tirare giù il pezzo vi fate dare una mano anche da un produttore o da un arrangiatore o... No, siamo totalmente indipendenti da questo punto di vista. E registrate da voi in un vostro studio o andate in uno studio musicale? Andiamo in uno studio musicale. Adesso. Sì, di Torino. Adesso, perché sì, sennò sì. Il primo EP abbiamo registrato un progettino tutto in casa.
Live, il palco vi terrorizza o vi piace? No, per niente, cioè è il stiamo posto, cacando sotto. È il posto in cui ci esprimiamo meglio, alla fine. Siamo molto più a nostro agio forse sul palco che da altre parti. Sì, sì. Vi piace più il momento intimo delle prove o sul palco? Sul palco. Ma anche perché tutto quello che facciamo sul palco non riusciamo mai a farlo in sala prove. Alla fine tiriamo sempre il meglio sul palco. Certo. Però è una sensazione molto di tutto assieme collegati quando è sul palco ed esce anche col pubblico. C'è proprio una vibrazione fantastica. Sì. Qual è il posto più bello in cui voi avete suonato? Vabbè, abbiamo suonato recentemente all'Eurovillage, quindi sì. Direi sì, al Parco del Valentino, cioè il palco fuori di testa, bellissimo. Anche se il Musinè, che è stata la nostra prima serata, non è stato. No, certo, no, noi non togliamo niente agli altri. Classic. Che cosa non deve mai mancare ad un vostro concerto? Il pubblico, speriamo il pubblico. Cosa non deve mancare ai nostri concerti? Mm. Allora, questa è una bellissima domanda. Cos'è? La scaletta. La bottiglia d'acqua sul palco. La bottiglia d'acqua sul palco. Sì. Se no moriamo. Se manca, bocciati. Avete una scaramanzia prima di salire sul palco? Guardarsi allo specchio intensamente e dire ce la farai. O anche solo andare. Esatto. Salire. No. Quante volte al mese provate più o meno? Meno di quanto dovremmo. Però beh, dipende abbiamo se fatto dei periodi molto lunghi. No, se vuoi continuare pure tu. Sì, beh, diciamo che paradossalmente dopo 2 anni che suoniamo insieme, 2 o 3 anni le stesse canzoni, beh, ormai abbiamo delle canzoni che la nostra mente ha memorizzato alla perfezione. E di conseguenza, se ci ritroviamo a suonare in sala, dal momento in cui è anche un costo, eccetera, eccetera, è perché o dobbiamo bene o male lavorare su degli stacchi o su delle battute in particolare, oppure andiamo lì per divertimento. Quindi parliamo di una volta a settimana se capita, o a 2 oppure 3 volte a settimana. Ma tutto un dipende. Ecco. Tutto cambierà adesso che avremo il nostro studio personale. Personalissimo, personalizzabile là, quindi by Long Blue. Estetico, per voi è importante come ci si veste sul palco, le visual, ok? L'immagine sì, fa tanto, cioè veicola anche quello che tu vuoi dire. E poi ovviamente ispirandosi a un periodo passato cerchi anche un pochino di richiamarlo tramite il vestiario e quant'altro. Lockdown, per voi è stato un periodo di depressione oppure siete riusciti a tirarne fuori qualcosa anche di positivo? Assolutamente sì, siamo riusciti a, comunque in qualche modo sempre ad arrangiarci nelle situazioni, cioè anche a distanza continuavamo a scrivere pezzi. Comunque è stato il periodo di transizione in cui abbiamo completato l'album come concept e tutto. E poi a fine lockdown abbiamo iniziato a registrare. Social, li usate? Non li usate? Sì, stiamo iniziando piano piano ad usarli perché comunque capiamo che nel 2022 forse bisogna purtroppo, per fortuna chissà, utilizzarli. Ma io personalmente li odio. Esatto, abbiamo un hater. Non ce la farò mai più. Già, anche se non siamo molto nelle mode di Instagram, ma comunque adesso Instagram funziona come un bigliettino da visita. Sì, sì, quindi, è un modo per comunicare. Per esempio, quindi, sul mio profilo, anche gli altri, non abbiamo tante magari cose personali, magari sono più private. E facciamo, alla fine io faccio vedere solo che sono un chitarrista e basta, quindi ho quella band. Abbiamo già il profilo che cerchiamo di utilizzare anche più per far vedere ai più fan che abbiamo da più parti cosa stiamo facendo. Sì, chiamiamoli più parti, tutto in giro per il mondo. Parlando di Instagram, un gruppo musicale che specialmente nell'ultimo anno
è diventato molto famoso sono i Maneskin. A voi piacciono, non piacciono? Qual è la vostra idea? Non mi piacciono molto alcune canzoni che hanno fatto, però c'è da dire sicuramente che grazie a loro c'è una scelta in più. C'è una scelta in più, non c'è nel panorama italiano non c'è solamente la classica canzone italiana o la canzone trap, c'è anche qualcos'altro, e questo glielo si deve dare per forza. Saremmo dei bugiardi a dire il contrario. Poi magari alcune canzoni ti possono piacere meno, ti possono piacere di più, stilisticamente anche parlando, però comunque bisogna dargli tutti i crediti ai Maneskin. Certo. Avete in progetto di fare dei videoclip o li avete già fatti? Sì, diciamo che ultimamente siamo in accordo con... Stiamo aspettando da tanto tempo. Sì, stiamo aspettando un premio, in teoria che avremmo vinto ad un altro contest. E poi a prescindere da questo ci stiamo facendo delle idee comunque con delle persone esterne che per fare qualcosa, ecco. Vi fate seguire da un'etichetta discografica? No, però sono totalmente indipendenti. Indipendenza... Avete dei progetti futuri? Beh, prima di tutto il box. Box. Faremo tante la sala, cosine belle. Esatto, la sala prova è totalmente nostra, in cui probabilmente potremo esprimere le nostre emozioni. Esatto. 24 ore e poi magari cerchiamo anche di filmarci dentro, fare delle dirette live, cercare appunto di lanciarci di più sul mondo dei social. Esatto. Volete lasciare i vostri riferimenti? Allora, io mi chiamo Albe Junk, seguitemi tutti quanti. Io non ho i social, quindi non vi preoccupate. Seguite la pagina Lonely Blue Music su Spotify, yes, Lonely Blue. Sì. E comunque troverete su Instagram il link tree che vi porta in qualsiasi piattaforma che volete. Digitale. Niente, tutto lì. Bene. Tutto lì. Poi c'è anche Facebook. In teoria Lonely Blue Music, no, lo sto iniziando pure. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere: Hendrix, gli Zeppelin e i Sabbath, come ho detto. Oh, che scontato. Assolutamente sì. Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, Police, Muse e Psychedelic Porn Crump. Grazie Grazie a te. Grazie. Ciao.